Seconda parte di 7 in punto, ben ritrovate e ben ritrovati. Dopo il momento della musica è la situazione in cui parliamo di un'altra arte, quella dello scrivere. E lo facciamo con una persona che ci racconta un'esperienza davvero particolare, quella che si vive dietro le sbarre di un carcere. Si tratta infatti di Oltre le sbarre, il titolo di questa parte della nostra trasmissione, e per questo ringraziamo moltissimo, perché è davvero un ospite eccezionale che andiamo a presentarvi. Si tratta di Mahmoud Abdallah. Benvenuto tra di noi. Grazie, grazie mille. Mahmoud Abdallah ha 32 anni, è tunisino, ha vissuto un'esperienza difficile, è stato coinvolto in un caso di omicidio e si trova in carcere da diversi anni, ha ancora un po' di tempo da scontare al Due Palazzi di Padova. Adesso ci racconterà la sua esperienza. Allora, la sua esperienza che tra l'altro lo ha portato a una bellissima esperienza non di vita, ma veramente artistica, quella di un libro, perché Mahmoud è venuto a parlarci di un libro che ha realizzato in collaborazione con una poetessa che si chiama Marta Telatin. La loro collaborazione ha veramente generato un libro molto importante che si chiama Insieme e che vedremo tra poco. E come vedete è a firma Ferchichi Mehdi, giusto? Ferchichi, scusa. Ferchichi Mehdi, che è praticamente il nome d'arte, no? Un po' tuo, oppure il tuo nome Sì, il vero. mio, sì. Ecco, per cui è il nome con cui si firma Mahmoud Abdallah. Vuoi raccontarci, insomma, com'è stata la tua esperienza? Tu sei in Italia da quanti anni? Praticamente sono venuto in Italia nel 2005. Nel 2005, Nel sì. 2005. Hai avuto questa brutta esperienza e sei stato coinvolto in un caso di omicidio. Che cosa è Sì. successo, se ce lo puoi raccontare? Praticamente sono arrivato nel 2005, 4 mesi, 5 mesi circa dopo vengo arrestato per un concorso di omicidio. Praticamente mi sono trovato in mezzo a una rissa che non c'entrava niente. E quindi io credo che la mia unica colpevolezza, Sì. no? Ti Ero presente, la mia presenza è quello. trovavi lì, Sì, insomma. mi trovavo lì, proprio nel momento sbagliato. E quindi vengo arrestato. Innanzitutto no, nessuno mi ha capito, anche non parlavo bene italiano, per quello non sono stato capito bene. Per quello, anche ci sono delle prove al mio favore che possano scagionarmi, però nessuno mi ha capito bene, quello, non sono riuscito a esprimere, a dire la verità, quello che è successo realmente. E questo è il fatto. Però vengo arrestato, poi vengo trasportato in carcere a Rovigo, dove ho scontato circa 2 anni. Nel 2008 vengo trasferito al carcere giudiziario, al carcere di Padova. Sì. E quindi piano piano frequentando percorsi, teatro, piano piano, ho studiato anche, ho cercato di studiare a Rovigo, di andare un po' avanti, di imparare la lingua. A Padova ho cercato di seguire la stessa strada, no? Cioè di andare a scuola, frequentare teatro, imparare la lingua italiana. Piano piano poi ho cominciato a scrivere, a esprimere, tipo uno sfogamento, no? Uno si sfoga e innanzitutto anche di rendere conto di tutto quello che ho commesso, ma magari è andato storto, quello è il fatto. Ma perché tu sei arrivato in Italia? Sai la domanda che ci si pone. Tu Sì. fuggivi da una situazione difficile. Sì, semplicemente sono arrivato in Italia qui sognando un lavoro onesto, tranquillo, di vivere una vita serena come tanti altri, non è che. Poi a dire la verità, sono venuto qui in Italia e ho trovato tutto diverso, non è quello che sognavo, neanche, non c'è niente, non c'è. Quindi, frequentando brutte compagnie, andare di là, di qua, dormire. Una volta in una casa abbandonata, una volta nei giardini, affrontare cose che sono più grandi di me, troppo pericolose. Innanzitutto giravo armato.
anche per, non per fare del male alle persone, però per essere, come si dice, perché non si sa, vado a dormire in un giardino, non si sa niente. Per difenderti, sì. Per difendermi, anche per riguardo anche per la vita, la mala vita che facevo prima, anche per, non lo so se si può dire, per lo spaccio, ecco. Sì. E quindi ho cominciato a bere e quello che mi ha rovinato la vita, diciamo, e il bere, frequentando brutte persone, brutte compagnie, e soprattutto io ho conosciuto un ragazzo marocchino che mi ha dato la mano. Lui abita a Vicenza, mi ha dato la mano, lavoravo con lui come muratori, però nello stesso tempo andavo a spacciare, perché è difficile veramente andare avanti con 30 euro, 40 euro al giorno, è difficile, sì. È quello il fatto. Però la cosa importante che ci stai raccontando è che tu hai vissuto esperienze difficili, hai vissuto l'esperienza del carcere, che crediamo non sia una passeggiata, no? Come si dice. Però hai cercato anche all'interno del carcere, sai, tante volte l'avrai sentito dire, dicono che in carcere si peggiora, cioè vai dentro che sei già colpevole di qualcosa e diventi ancora più colpevole perché entri in una dimensione fatta di violenze. Tu invece hai cercato di non farti inghiottire da questa dimensione, cioè hai cercato di trovare quello che volevi trovare, cioè cominciando a studiare, cominciando a crearti una cultura degli interessi. Questo è molto importante, crediamo, all'interno del carcere. Sì, ma dipende dal carattere delle persone, sì, dipende, sì, della voglia di cambiare. Io, a dire la verità, errori ho commesso tanto nella mia vita, non è che sono nato, non lo so, però ho commesso degli errori, ho fatto anche delle cose belle, però ho sbagliato strada. Io sognavo di diventare un avvocato, guarda caso. Sognavo di diventare avvocato, quello è il mio sogno, però piano piano, non lo so, ho scelto un'altra strada, non è che ho scelto, però mi trovavo costretto a prendere un'altra strada, dato del fatto che i miei genitori sono stati separati prestissimo, ero piccolo, ancora un bambino, mi trovavo da solo, senza un padre, no, a dire la verità, mio padre c'è, però non è sempre presente in casa, lui vive a casa dei suoi, e quello è il fatto, nessuno ti controlla. Magari ti dà un scafo quando sbagli, non c'è la famiglia. E quindi ho cominciato a bere, a fumare, andare in giro per strada, a frequentare persone più grandi di me, che mi portavano in giro di qua, di là, e mi hanno insegnato anche delle cose brutte. E quello è il fatto. Poi sono stato in carcere diverse volte, la vita in Tunisia è diventata difficile, non si può andare avanti in Tunisia anche con questi tali che ci l'ho qua, anche non si può avere un lavoro. Tutti, come si dice, cercano di scappare, di trovare le scuse per non assumerti, e quello il fatto. È difficile. Quindi ho deciso di cambiare la vita, di andare in un altro paese, magari nessuno ti conosce lì, e ricominciare. Ricominciare, sì, questo è importante. Sì. Ricominciare, avere una vita serena, tranquilla, ma. Infatti sono arrivato qua in Italia e mi sono trovato in una situazione più difficile, non mi aspettavo proprio. Però in carcere veramente ho imparato tanto e ho incontrato anche delle persone veramente bravissime, ad esempio la Marta, Sonia, Lores, sono delle brave persone che mi hanno aiutato, che mi hanno spinto, mi hanno aiutato di andare avanti, di lottare, di guardare avanti. Beh, questo è importantissimo. Anche con la voglia di cambiare, veramente. Io adesso non penso più ai soldi, diciamo, tra virgolette, come pensavo prima. Adesso non sono i miei obiettivi, i soldi. Non esistono solo i soldi. Sì, prima magari spacciavo per avere i soldi, non lo so, pensavo a tante cose per avere i soldi. Adesso no. Adesso cerco semplicemente la serenità, essere un uomo, diciamo, regolare,
con un lavoro onesto, tranquillo, con una persona normale. Che può Chiarissimo. camminare per strada, può salutare, magari non so, fermarsi avanti a un bar, a bervi un caffè, non lo so, una persona normale. Chiarissimo. Noi ci fermiamo qualche istante, sentite, è una storia molto importante che avremo modo di sviluppare anche come conoscenza tra pochissimo, il tempo di alcuni suggerimenti commerciali e torniamo con Mahmoud Abdallah, soprattutto parleremo di questo libro che si chiama Insieme, che corona un po' un percorso che avete sentito, è stato molto importante nella vita del nostro ospite. A tra poco. Ultimo momento di 7 in punto per questo mercoledì 2 aprile. Siamo in compagnia di Mahmoud Abdallah, un ragazzo tunisino che ci sta raccontando la sua esperienza. Lo ricordiamo, Mahmoud è detenuto a Padova al Due Palazzi e diciamo è in licenza, adesso non sappiamo se il termine sia giusto, giusto licenza, permesso, no? Sì, Permesso, permesso. permesso, ecco. Permesso per cui ha potuto venirci a trovare. Gliene siamo estremamente grati, come anche all'amministrazione penitenziaria che offre a queste persone l'opportunità per fruire, insomma, di spazi, chiamiamoli di libertà, al di fuori delle mura di una casa di reclusione. Con Mahmoud, appunto, parlavamo dell'esperienza all'interno del carcere. Avete sentito, ha vissuto esperienze difficili. È stato spacciatore, è stato coinvolto in un caso di omicidio per cui si professa innocente. Era come dire l'uomo sbagliato nel posto sbagliato, insomma, si è trovato in una situazione che lo ha travolto. La domanda che volevamo fare a Mahmoud è proprio questa. Mahmoud, come si diceva prima, tante volte si entra in carcere e si esce che si è uomini peggiori. Sì, ma questo dipende del carattere della persona. Se uno vuole cambiare, se ha la voglia dentro di cambiare, è facile cambiare. Poi, se uno non vuole cambiare, è quello un altro discorso. Si entra e si esce peggio di prima. Questo è il fatto. Non è il primo caso o il secondo caso. Però dipende del carattere delle persone. Io, ad esempio, io non ho mai sentito, come si dice, non ho mai sentito come un delinquente, tra Sì. virgolette. Mi sento sfortunato, basta, solo che ho sbagliato, la mancanza dell'esperienza, la frequenza di persone, diciamo, non sono graditi, e quindi non mi sento un delinquente. Ho commesso degli orrori e quando mi hanno arrestato, infatti, anche se non ho commesso niente, però non ho cercato di fare, diciamo, cose brutte, magari fare un sciopero, non lo so, fare delle cose. Ho cercato di studiare, di frequentare i percorsi, di andare avanti, di imparare la lingua italiana, di scrivere, questo, di conoscere altre persone, magari più, come si dice, più bravi di me, diciamo, più persone come la Marta, come ho detto io prima. Questo fatto, però, dipende sempre dalla persona, parte sempre di qua. Sì, per Marta Mahmoud Abdallah, lo diciamo a beneficio magari di chi ci ascolta solo da qualche minuto, è Marta Telatin, la poetessa che ha collaborato alla realizzazione del libro di Mahmoud Abdallah, che si firma in un altro modo in questo bellissimo libro che si chiama Insieme, a cura di Aracne Editrici, che potete trovare nelle migliori librerie, ma potete trovare anche in versione ebook. E tra poco arriviamo anche a questo. Un'altra domanda che volevamo rivolgere proprio a Mahmoud. Mahmoud, a te non manca molto come pena, nel senso non hai ancora tanto tempo da rimanere. Vabbè, Se insomma, il peggio è passato, il peggio diciamo è diciamo. passato, è sempre molto relativo insomma, anche questo calcolo. Diciamo, rimane ancora qualche annetto a Mahmoud. Tu pensi con paura al giorno in cui uscirai dal carcere? Certo, sì, quello è il mio unico pensiero. Quando, diciamo, io ho fatto tanti sacrifici in carcere, ho lottato anche per cambiare, non è facile, ho tolto anche tutti, prendevo prima medicina, terapia, diciamo, ho tolto tutto, 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 non voglio niente, proprio un'altra vita, un'altra persona, un'altra vita, con altri obiettivi.
E la mia paura di appena appena mi trovai, diciamo così, per strada e tornare magari a fare quella vita di nuovo. Non voglio. Io sto, adesso voglio, come si dice, vorrei avere un lavoro onesto, tranquillo, vivere sereno, basta. Non voglio più ritornare in carcere. Voglio dimenticare tutto e ricominciare. Però dicevi che hai trovato delle persone che possono essere, come dire, un punto di partenza, anche come sostegno, non diciamo come aiuto, ma persone che ti possono sostenere per magari riuscire a cambiare la tua vita. Sì, grazie a Dio c'è questo cammino, diciamo, adesso ho scritto un libro, cercherò di prendere questa strada e speriamo mai di rimai, non si sa mai nella vita, ma da spacciatori diventi un autore, ma mi sembra, vabbè. Ma mai dire mai, va bene, adesso come si dice, la cosa più difficile già, sì. Già il libro è stato pubblicato. Questo, tu hai già fatto un grande passo. Sì, hai già un grande passo da avanti. Sì. Adesso sto pensando di scrivere un altro libro, già ho cominciato da poco, diciamo, ho scritto due poesie e sto cominciando a pensare. Però voglio scrivere, diciamo, al di là del carcere, perché in questo libro ho raccontato della mia vita, della mia vita e della mia vita carceraria, dei percorsi che ho frequentato, della mia vita in Tunisia, tutto, più o meno tutto. E questo nuovo libro vorrei, diciamo, raccontare qualcosa al di là del carcere, qualcosa nuova magari, altre storie fuori, al di là del muro. Quello. Al di là del muro, potrebbe già essere un titolo, no? Al di là del muro. Bene, insomma, ci hai già un po' anticipato di che cosa parla il libro, ma spiegaci, quando è che hai pensato, perché tu addirittura... La prima stesura l'hai fatta tutta a mano, no? Insomma. Sì, proprio così. Ma semplicemente l'idea è venuta, no, idea, però è venuta così. Come noi in carcere soffriamo spesso molto, e sempre, della mancanza d'affetto, no? Allora io immaginavo questa ragazza, diciamo, la donna ideale. E quindi sfogo, scrivo, va bene. Immaginavo sempre, poi ho deciso di scrivere, tipo una lettera a lei. Sì, bello. Tipo una lettera, ma nello stesso tempo faccio capire che lei c'è e nello stesso tempo non c'è. Non c'è, sì. Quello. Quando sono arrivato in un certo punto, in cui la mia mente è fermata lì, non posso più andare avanti, ho cercato di chiedere, diciamo, delle scuse. Di chiedere scuse da lei, come fa? E mi è arrivata l'idea di inserire anche la mia vita, di chiedere scusa di avermi sbagliato, chiedo perdoni di così. Ho cominciato a raccontare, ho cominciato a raccontare la mia vita, piano piano. Anche ho inserito delle poesie, alcuni sono miei, altri di altri detenuti, diciamo di altri volontari che venivano lì in carcere. È un bel libro, diciamo. Perché diciamo che è il racconto di un'esperienza di vita di tante persone, insomma, è molto bello per questo. Sì, più o meno, sì. Sì, vero. No, insomma, no, ci fa anche piacere come ne parli con entusiasmo, perché insomma è in qualche modo anche una tua creatura, come si dice, no? Cioè è qualcosa che hai creato tu, dopo per carità sono intervenute mani esperte, Marta Telatin, che è una poetessa, però insomma l'idea viene da Mahmoud. Sì. Ho scritto praticamente, mi mancava poco. Nel 2013, grazie a Dio, ho incontrato questa bellissima ragazza, diciamo. La possiamo Marta, dirlo. Sì, Marta Telatin. È bella ragazza, no? Sì. Sì. Ho incontrato questa ragazza e da lì, frequentando anche il suo percorso di lettura creativa. Da lì, piano piano, cominciando a parlare con lei, ho detto che guarda che io ho scritto un libro così. Mi ha detto sì, portameli qui. Gli ho portato, l'ha letto, no? Poi mi ha risposto, mi ha detto interessante, però proviamo a lavorare su questa cosa, una cosa interessante. E quindi
Lei ha cercato di fare incontri individuali così per lavorare bene sul libro, su qualche punto. Mi ha fatto vedere dove posso lavorare e così alla fine ce l'abbiamo fatta, diciamo. Mahmoud, vorremmo rivolgerti due domande spiacevoli, sgradevoli. C'è mai stato in carcere qualcuno che ti ha disturbato? Cioè, ti vedeva scrivere, ti vedeva impegnato in attività, magari qualcuno che diceva: ma chi te lo fa fare? Lascia perdere, ma non vorrei Sì, diventare una brava persona. bella domanda. Sì, ci sono quelli, diciamo, quelli amici più stretti, diciamo, quelli che ti vogliono bene, diciamo. Mi dicevano: bravo, continua così, hai fatto una bella cosa. Invece altri sono gelosi, non è che una gelosia magari. Non riescano a cambiare o non riescano a scrivere, non riescano a esprimere o neanche, perché veramente lì uno si vuole cambiare, cambia. Se uno va a correre, va a frequentare attività sportive, va a scuola, frequenta percorsi, si vede, poi piano piano viene fuori il cambiamento. Questo magari, sì, c'è questa cosa, magari ci sono altre persone che prendono terapia, non vogliono fare niente. Sempre in cella, rinchiusi, con se stessi, Ma magari senti, ti invidiano, non lo so, c'è questa è cosa. anche un modo per far passare il tempo più velocemente, per illudersi che il tempo vada forte, vada in fretta. Sì, io magari quando non ho sonno vado al bagno, perché visto che siamo in tre in cella, allora vado in bagno, non c'è molto spazio. Vado al bagno e comincio a scrivere qualsiasi cosa, l'importante è scrivere. Qualunque posto è buono, anche il Quando, bagno. sì, scrivere, scrivere, scrivere. Quando mi sento stanco, allora Mamma mia. dico Certo. basta, adesso vado a letto. Ma guardo l'orario, il quarto, le 5 del mattino, e cerco di svegliare presto. Dormo 2 ore, 3 ore per svegliare presto, magari per andare a scuola, per andare al teatro, magari per andare E riesce a essere all'aria, lucido, riesce sì, anche, sì. quel poco che dormo, l'importante è che ti senti, come si dice, che ho fatto qualcosa. Sì, capisco, Sì, ho l'importante è quello, sì. fatto Ecco, qualcosa, ma non è tempo perso. adesso Mahmoud lo hai accennato tu, volevamo arrivare purtroppo a quello che è il problema del sovraffollamento delle carceri, lo hai ricordato tu stesso e volevamo nello stesso tempo sentire da te, oltre che l'esperienza di vivere in questi spazi così stretti, anche che effetto ti ha fatto sentire anche di tuoi connazionali tunisini che si sono suicidati, è successo anche qui a Padova, no? Sì, questa cosa succede, disgraziatamente, succede spesso anche perché. Allora, il penale di Padova è stato costruito proprio per solo una branda, per una persona. Poi piano piano hanno messo la seconda branda, poi la terza. E tutto questo del sovraffollamento, le persone magari ci sono delle attività lavorative, però lavorano poco. Sì. 900 detenuti non puoi fare lavorare Mamma mia. 900 detenuti, è difficile, anche per loro, non è solo per noi, anche Sì. noi lì ci troviamo in crisi. E io ad esempio ho cominciato a lavorare a gennaio, un'ora al giorno, guadagno 20 euro, 25 euro al mese, si va bene 30. Così, però si va avanti, si tira avanti, ma è difficile Eh veramente. beh, crediamo, insomma. Sì, anche le celle sono strette, non riusciamo a camminare tutti e tre nella cella, Mamma mia. si cammina uno, l'altro devono stare, diciamo, uno nel bagno e l'altro nella sua branda, o dobbiamo trovare la soluzione, diciamo, per camminare. E per scrivere, come ho detto, uno cerca di approfittare mentre, come si dice, mentre i miei compagni dormono, vado a scrivere qualcosa con calma, così. Ma tu scrivi in italiano o in arabo? In Ah, italiano. in italiano, caspita, che bravo. Sì, però adesso sto pensando di frequentare un altro percorso di lingua italiana per migliorare un po'. Non parlo perfetto, però No, no, parli. per migliorare un po', diciamo, per riuscire a scrivere qualcosa di meglio, diciamo. No, sai, pensavamo una cosa, che uscendo dal carcere tu potresti essere una figura professionale
molto richiesta, perché sei una persona che conosce l'italiano e, per la tua provenienza, il francese e l'arabo, per cui hai la conoscenza di tre lingue che immagino tu sappia sia leggere che scrivere, che insomma ti spalancano degli orizzonti incredibili, per cui insomma diciamo... Io spero di andare avanti con questa strada, io sono convinto le cose miglioreranno, no? Perché al di là di tutto il passato, però io veramente sono cambiato, io vorrei andare avanti con questa strada scrivendo e andare avanti così. Senti, facciamo, sai come si dice in italiano, l'avvocato del diavolo. Tu uscissi dal carcere, sì, sei tranquillo, ti stai godendo tutto quello che hai fatto, un bel giorno arriva un tuo amico e ti dice: senti, io ti propongo un guadagno facile, c'è da fare una cosa che non va d'accordo con la legge, ma ti propone tanti tanti soldi come non ne hai mai neanche immaginati. Non mi interessa più, sinceramente non mi interessa più. Prima l'obiettivo erano quelli: spacciare, guadagnare soldi facili e tanti soldi facili, però alla fine niente, non sei tranquillo né con la testa né con il cuore, sei sempre agitato, non dormi bene, anche sempre in mezzo ai guai. E quindi non mi interessa veramente. Io vorrei prendere una strada ben chiara, una strada quella di lavorare, diciamo, onesto e continuare, certo, così. Non fanno più parte dei miei obiettivi. I miei obiettivi, grazie a Dio, sono altri adesso, altre cose. Magari anche essere regolari qui in Italia, perché adesso sono senza un permesso di soggiorno, magari avrò un permesso di soggiorno, le cose miglioreranno, andare avanti così. Sì. Senti, un'altra domanda cattiva. Esci dal carcere, sì, giri per Padova tranquillo e vedi dei tunisini che sai che spacciano, lo vediamo noi che abitiamo a Padova, insomma si vede, insomma li sai ormai individuare, che effetto ti potrebbe fare? Cioè, ti verrebbe voglia di andare là a dire cosa state facendo, oppure sono fatti loro? Sì, magari sì, perché ci sono delle persone, diverse situazioni, ci sono delle persone che capiscono, ci sono altri proprio chiusi, no? Sì, non capiscono niente, però se uno è disposto di ricevere un consiglio, io lo faccio volentieri. Sì, dopo dipende da lui. Chiaro, sì, beh certo. Io faccio quello. Se uno vuole capire, insomma, le capire, cose. Capisci, sì, dipende sempre da lui. Io quel mio dovere lo faccio, non anche solo per lo spaccio, per qualsiasi cosa. Se c'è qualcosa, io cerco di fare il mio dovere, basta. Sì, chiaro. Quello. Poi dipende sempre di qua, se uno vuole cambiare o no, però è brutto, ho visto anche io questa cosa veramente, certo, brutto, sì, molto brutto. Sono andato in permesso a Roma 3 giorni per fare lo spettacolo, sì, frequento teatro, quando sono tornato davanti alla stazione c'erano veramente, però mi hanno fatto ricordare la mia vita, ma fa schifo. Sì, purtroppo li vedi anche nelle piazze del centro. Sì, fa schifo, fa schifo, sì, veramente. Loro sono lì in gruppetti. Una vergogna. No, più che altro perché, sai, ci sono questi ragazzini, sì, li rovini la vita, insomma, oltretutto a questi ragazzini. Senti, Mahmoud, la tua esperienza è un'esperienza che ci tocca molto, perché, insomma, ci sembra anche che la tua sincerità non sia una sincerità costruita, sia vera. Ci sembra, insomma. Adesso non vorremmo esagerare, ma, insomma, ce l'hai raccontato, come si dice, col cuore in mano, no? Insomma, è bello ascoltare anche tutto quello che hai detto, hai scritto. Il fatto di poter continuare a scrivere ti piace come idea, insomma. Cioè, se tu ti proponessero, fai lo scrittore, magari arrivassero anche delle offerte interessanti. Sì, non senza... si sa mai, anche con l'aiuto di questa ragazza, veramente una ragazza con il cuore grande. Veramente una brava ragazza che mi ha aiutato e che mi sta aiutando anche fino adesso. E spero di prendere, io sono convinto di prendere questa strada, è l'unica strada che ho, visto che so esprimere, so scrivere, sì, perché non prendere questa strada, tornare, diciamo, alla vita, al passato, che non serve a niente. Chiaro. Io sono convinto di andare avanti così e speriamo bene, mai dire mai, non si sa. Infatti, vita. No, giustissimo, è giusto che tu lo ribadisca questo mai dire mai. Siamo in conclusione, però vorremmo
come dire, esaudire un desiderio che crediamo legittimo di Mahmoud Abdallah, il quale ci ha chiesto di poter, da questa trasmissione, rivolgere un saluto ad alcune persone speciali. No? Sì. Mahmoud è un appassionato della trasmissione diretta a stadio perché è un tifoso, non citiamo la squadra per cui tifa perché potremmo cominciare a litigare, scherziamo ovviamente, però ecco Mahmoud, se vuoi lanciare questo saluto, grazie, prego. Grazie, io sono tifoso del Milan. E vorrei ringraziare, vorrei salutare Tiziano Crudelli e salutare anche la Giovanna e Elio Corno. Elio Corno e la Giovanna perché sono persone che io stimo tanto. E la Crudelli, come si dice, veramente un gran tifoso del Milan, ecco, a volte mi fa piangere, non è che... E alle volte ci fa anche preoccupare perché sì, quando esulta che ha queste vene che gli si ingrossano. Quindi poi... stai tranquillo Tiziano, andiamo avanti, forse a Milan, col cuore si vince. Senti, invece Mahmoud, ci sono anche dei tuoi compagni che vuoi salutare per chiudere. Sì, ho un amico senegalese, si chiama Ali. Ali, la saluto tanto, mio compagno di cella Luciano, Luciano Vianello, che è un italiano, e Jamil Nafti e Ahmed. E Ahmed. Sono tunisini? Sì. No, sì, uno senegalese, uno italiano, uno tunisino e uno marocchino. Ah, caspita, abbiamo una bella geografia. Certo. Grazie a Mahmoud Abdallah, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Per la sua esperienza, grazie a voi per averci seguito. Noi ci fermiamo qui. È stata una puntata, come avete visto, molto interessante. Domani torna a 7 in punto con Antonella Prigioni e i suoi ospiti. Buona giornata, arrivederci e grazie dell'attenzione.